Un saluto a tutti i telespettatori, cominciamo con la carrellata di notizie flash provinciali del 27 dicembre 2013, curate dalla redazione di Telenicosia. Nicosia, non si placano le polemiche dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2013. Questa volta è l'amministrazione comunale e i gruppi politici che la sostengono, UDC, Grande Sud ed Articolo 4, che attaccano i consiglieri di Forza Italia, PD e Megafono. Prima dell'approvazione del bilancio, l'opposizione respingeva la trattazione degli emendamenti proposti dai dirigenti comunali durante i lavori di consiglio. Un atto che la maggioranza definisce insanabile, grave ed irresponsabile. Emendamenti tecnici necessari per la realizzazione di importanti iniziative socio-economiche per i cittadini nicosiani. Enna, due branchi di cani hanno ucciso 22 pecore e ferite altre 17 in due diversi allevamenti situati ad Enna Bassa. Per via di questa aggressione, il sindaco di Enna, Paolo Garofalo, ha ordinato l'isolamento dei due allevamenti per 4 mesi, poiché gli animali morsicatori sono rimasti ignoti e che pertanto non si può procedere alla loro osservazione sanitaria. Centuripe, corteo con circa 1 milione di persone che protestano a causa del caro rifiuti, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è lo sciopero di circa 11 giorni che ha lasciato il paese senza la raccolta dei rifiuti da parte degli operatori. La protesta è sfociata in una contestazione contro il sindaco Biondi, sommerso da insulti e fischi, costretto a rifugiarsi dentro la caserma dei carabinieri. Val Guarnera, 5 lavoratori precari rischiano di rimanere senza lavoro dal 2 gennaio a causa della mancanza del rinnovo della proroga da parte della regione. Tutto questo è avvenuto secondo il sindacato CISL, poiché l'amministrazione comunale ha fatto scadere i termini per la richiesta di finanziamento regionale. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash, curata dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione chiocciolatelenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.